bianconeri hanno chiuso il girone di andata al secondo posto, ma ora dovranno fare i conti con delle squalifiche pesanti. Una vittoria che sembra davvero la fotocopia di tante altre che sono arrivate in questa stagione, ma che è ancora più pesante delle altre perché permette alla Juventus di chiudere il girone di andata a 46 punti e con soltanto 2 lunghezze di distanza dalla capolista Inter. Ad inizio stagione forse non ci credeva nessuno, qualcuno ci sperava, ma che la Juventus alla fine del girone di andata potesse aver collezionato tutti questi punti e si trovasse in piena lotta scudetto, era davvero difficile da pronosticare. E, invece, nonostante i tanti infortuni e una rosa che non è certamente completa e forte quanto quella dell'Inter, i bianconeri sono lì in alto e probabilmente lotteranno fino alla fine. Nel match vinto a Salerno c'è un po' il riassunto della Juventus di questa prima parte di stagione. Una squadra che lascia poco spazio allo spettacolo, che sa difendersi e subire poco dagli avversari, concedendo ancora meno e che non molla mai, lotta fino all'ultimo minuto di recupero e ha nello spirito di squadra e di sacrificio le sue armi principali per scardinare le resistenze avversarie. Come successo ultimamente già a Monza e Frosinone, del resto, anche a Salerno il risultato era inchiodato sull'1-1 e la partita sembrava potesse terminare con un pareggio. E, invece, così come a Monza in pieno recupero e a Frosinone all'80 minuti inoltrato, contro i Granata è arrivato il gol oltre il 90° minuto di Dusan Vlahovic che ha consegnato i 3 punti alla Juve, vinto la resistenza dei campani e lanciato Allegri e i suoi in classifica. Scudetto. La Juve continua ad esserci. La Juve continua a rispondere presente, quindi, ed ora potrà affacciarsi al girone di ritorno, sperando di recuperare qualche indisponibile e con la speranza di ricevere qualche regalo dalla società in sede di calciomercato. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap tecnico e di soluzioni con l'Inter, ma di certo non sarà facile. Più facile, sicuramente, è sperare che la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana e il cammino in Champions League dei nerazzurri, possa fiaccare un po' lo stato di forma dell'Inter e che magari questi impegni, che la Juventus non ha, possano in qualche modo favorire i bianconeri a discapito dei propri rivali per la lotta allo scudetto. Juve. 2 squalificati per il match contro il Sassuolo, dopo aver fatto i conti con le pesanti assenze per tutto il girone di andata, partita di Salerno compresa, in casa Juventus, però, c'è ancora preoccupazione per le assenze con cui la squadra sarà costretta ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. Il match si giocherà allo Stadium contro l'unica squadra che è riuscita a battere la Juve durante tutto il girone di andata. A preoccupare Allegri, però, non è certamente la partita di settembre scorso in cui i neroverdi prevalsero per 4-2, ma le assenze con cui dovrà fare i conti. Nella sfida di Salerno, infatti, la Juventus ha dovuto fare i conti con ben 7 ammonizioni che l'arbitro ha comminato ai calciatori bianconeri. Tra questi ce ne sono 2 abbastanza pesanti. Gatti e McKennie, infatti, erano diffidati e dopo il giallo di Salerno saranno squalificati, non potendo prendere parte al match contro il Sassuolo. Punto. Juve. 5 richieste per Ayling Junior, Giuntoli prepara una mossa a sorpresa. Il gruppo come caposaldo di un progetto che mira a un futuro in completa rottura con il passato. La Juventus si è compattata intorno al suo allenatore Max Allegri, sa soffrire quando deve e colpire quando si presenta l'opportunità. Un grande merito del tecnico livornese è quello di far sentire tutti dentro questa sorprendente corsa scudetto. Anche chi,
come Eiling Jr., sembrava ormai ai margini. L'occasione arriva per tutti. Eiling Jr. ha incontrato delle difficoltà in questa stagione, al di là delle sporadiche presenze in campionato. Difficoltà dal punto di vista tecnico e dell'intensità che però non hanno mai fatto sorgere dei dubbi alla dirigenza sul potenziale dell'esterno di centrocampo classe 2003. Ecco perché ora Giuntoli ha avviato i primi contatti con gli agenti per iniziare a ragionare su un possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025. Eiling Jr. guarda alla seconda parte del campionato con una serenità dettata dall'ottima prestazione, con tanto di gol realizzato, contro la Salernitana. Non c'è più quella convinzione di doversi affermare con una maglia diversa. Le richieste di certo non mancano. In Italia hanno richiesto il prestito alla Juventus sia il Monza che il Sassuolo, in Inghilterra ci sono Tottenham, Brighton e Aston Villa interessate a discutere i termini di una cessione a titolo definitivo. Difficile, se non impossibile, che se ne possa parlare già a gennaio. I tempi cambiano, Allegri sa come dettarli. E ora il rinnovo per Samuel è una opzione concreta. Quanto guadagna la Juve dall'affare Dragusin? L'affare Dragusin fa guadagnare anche la Juventus. Quando i bianconeri avevano venduto definitivamente il difensore al Genoa per 5,5 milioni in estate dopo il prestito, si sono riservati anche una percentuale sulla plusvalenza. Si tratta del 20% che i rossoblù dovranno versare alla Juve al momento della cessione. Nella notte il giocatore si è convinto ad accettare l'offerta del Tottenham, che tra parte fissa e bonus ha superato di poco i 30 milioni di euro più il prestito di Spence, terzino destro classe 2000. La parte fissa dovrebbe essere di 20 milioni di euro, con il Genoa che fa una plusvalenza di 14,5 milioni. Alla Juve, quindi ne andranno 2,9. Meno di quanto avrebbero incassato dalla cessione del giocatore al Bayern Monaco, i tedeschi avevano messo sul piatto 30 milioni cash senza contropartite, la plusvalenza del Genoa sarebbe stata di 24,5 milioni e l'incasso della Juventus di 4,9.